Ragazzi, buongiorno e benvenuti in un nuovo tutorial di Hogwarts Legacy. Ci troviamo qui nel cortile di Hogwarts e cerchiamo di finire la quest secondaria che ci dà Adelaide Hawkes. E la quest si chiama La storia di Roland Hawkes. E Roland è lo zio di Adelaide. Ragazzi, la quest la facciamo senza spoiler, tranne naturalmente per la quest stessa. È una missione secondaria, ecco. Ci sono diversi passaggi abbastanza complicati. La storia ve la leggete voi. Vediamo che cosa è successo. Bisogna recuperare lo zio di... come si chiama? Di Adelaide. Naturalmente sotto mettiamo capitoli con tutti quanti i passaggi importanti. Andiamo nella mappa generale. Non andate alla tomba del Cornacchio, che è più lontano. Questo qui, se ci avete la tomba del Cornacchio solamente, andate alla tomba del Cornacchio, altrimenti questo checkpoint qui è più veloce, perché non dovete salire 3 km. Naturalmente, se il video vi è stato d'aiuto o vi è piaciuto, lasciate un like, aiutate come al solito tantissimo il canale. Noi prendiamo la nostra fidata scopa e ci avviamo. Esattamente là. Come incantesimi particolari... ci sono delle sfide che richiedono degli incantesimi particolari, però le sfide non le facciamo. Quindi sarà questo l'accampamento del signor Hawkes. Se avete la quest dovreste avere tutte quante le magie che vi servono. Ok. Punto primo. Esattamente qui arriviamo all'accampamento. Questo qua tanto lo segna la mappa, è abbastanza semplice. Mettiamoci un attimo così. E vediamo di fare quanti più goblin. Se qua ci dirà Rock più avanti, in realtà li potremmo distruggere tutti quanti. Con la forza. Rallenta un assassino dei seguaci. Se lo volete rallentare, anzi, lo rallentiamo. Basta fare così. Mettiamo questo. Un assassino dobbiamo rallentare. Arresto momentum. Seguace assassino. Ripeto. Non mi fermerai. Le tue magie mi rimbalzano addosso. Questo è seguace assassino, no? Adesso un momento. Difendo. Ok. Abbiamo fatto anche questo. Abbiamo anche tolto di mezzo l'impresa. Cosa abbiamo? Facciamolo girare questo. Non si è girato. Non si è girato. Non si è girato. Ragazzi, mi sa che qua il piano stealth è andato per il mare. Oh, forse no. Aspetta, se si avvicina un altro poco, quell'altro li diamo. Venite qua. Comprendo. Tu che vuoi fare? Chi è che mi ha fatto? Questo non è morto. Muori. Leviosa. Smettila. Soffro di vertigo. Difendo. Expelliarmus. Poverino. Riandiamo stealth. Ah, ci abbiamo 0 pozioni. Perfetto. Rebellio. C'è ancora uno lì. Andiamo a fare il giro da dietro. Speriamo che ce la facciamo. Ora devo scoprire cos'è successo qui. Perfetto. Ragazzi, ricordatevi questi forzieri qui. Ce ne sono un po' di forzieri. Comunque la cosa più importante, potete andare anche qui con Defuzzo. C'è questa caverna che è vuota. Caverna che è vuota. Davvero intrigante. È vuota, è vuota. C'è solamente un forziere. Vero? Rebellion. Sì, sì. Ok. Detto tutto ciò, qui trovate il diario di Roland Hawkes. Del signor Hawkes. E qui trovate una mappa. Adelaide ha detto che suo zio annota tutti i suoi affari e disegna mappe. Forse questi punti di riferimento mi condurranno da lui. Allora, i punti di riferimento sono abbastanza semplici. Abbiamo completato anche il campo, ma noi ci andiamo con la scopa.
Ma così facciamo prima. Arrivati qui, teoricamente vi dovrebbe dire che forse con la scopa non funziona. Comunque qui vi dovrebbe dire il fatto del coso roccioso. Una formazione Formazione rocciosa. rocciosa. È il primo dei punti di riferimento sulla mappa. Ora devo trovare un albero contorto. Ok. Seguite il fiume. Volate abbastanza alti. Molto alti. Quello lì è un altro punto di riferimento. Ok. Dobbiamo andare esattamente le nubi si fanno scure, è il momento migliore per colpire. È come se la natura stessa ci concedesse il suo velo per orchestrare le nostre Accoli. Oh, perché non posso entrare? Ah, ecco. Ragazzi, qui la cosa più semplice da fare, che consiglio, poi, vedete un secondo, è prendere il teletrasporto esattamente qui. Ora vi faccio vedere qua cos'è dove sta. stato? Quanta fretta di morire! E poi ve ne andate. Perché questo è esattamente il Cosa punto abbiamo qui? dove dobbiamo arrivare. Forse se riuscissi a salire più in alto nel torrione. Infatti ci dice già, entra nella mappa dei goblin, vi faccio vedere esattamente dov'è. Questo è il punto di riferimento di prima. E dove sta? Questo teletrasporto qui. Fiamme della metropolitana. Credo che adesso ce le dia non disponibili semplicemente perché siamo in combat. Però abbiamo preso il teletrasporto. Passo successivo è entrare nell'avamposto senza dover uccidere tutti quanti i goblin. E dobbiamo andare esattamente dove sta qualcosa. Quel mostriciattolo della torre. Ma che abbiamo visto? Quell'accampamento non mi piace affatto. Una volta che l'ho sentito qualcosa. Che hanno visto? Defulso! Accio! Camufliamoci. Però qua dobbiamo fare tutto. Una cosa importante, non so se ve l'ho detto all'inizio, vendete tutto, ragazzi, perché qua sono un miliardo di scrigni. Questo è il punto sulla mappa. Meglio tenere gli occhi aperti. Teoricamente tutta sta gente qua. Chissà cosa è successo qui. C'è qualcuno? Non c'è nessuno. Rovine di Corro è il posto dove vogliamo andare. Da parte di fuori ci possiamo arrivare col teletrasporto quando vogliamo noi e poi un accampamento di banditi, quindi Chissà cosa ci lo troveremo. trovate nel Let's Play. Adesso vediamo come risolvere la quest. Allora, innanzitutto cerchiamo di farla quanto più stealth possibile perché ci sono 1,5 miliardo di nemici. Credo di essere riuscito a prendere esattamente tutto e i sacchettini come quello lì non li prendiamo tutti quanti, ragazzi, perché sennò dobbiamo andare a fare 87.000 giri della mappa. Però tutto il resto lo prendiamo, tranne una cosa che non sono riuscito a prendere, ma secondo me non si può prendere, l'hanno messa solo per La bellezza. guerra Che sarà finita, i goblin è quella cosa lì. Ok. Avere quel miserabile tra i piedi è una Andiamo per di qua. benedizione per tutti noi. Sblocchiamo la serratura. Alo Mora. Alo Mora. Ok. E voi direte, ma perché hai fatto tutto questo giro? Adesso vi faccio vedere. Revelio. Innanzitutto dobbiamo fare a quello. Ruba un dardo della balestra di un tiratore dei seguaci. Questa cosa qui non sono ancora riuscito a capire come si fanno a rubare i dardi della balestra. Comunque, andiamo un A secondo quanto avanti. pare l'istinto di Adelaide non si sbagliava. Ricordatevi che ci sono 1, 2 più la sacca che sta là sopra. Che non la riusciamo a prendere con la borsa. Per il resto qua abbiamo preso assolutamente tutto. Questo è il motivo per cui siamo venuti sopra, vedete? Perché sennò questo qui non lo riuscivamo a fare. Perché sotto ci stanno, là ci sta la sacca, vedete? E qua là sotto ci stanno i due. E adesso tra altre cose. Petrificus totalus.
Se vuoi ci guerriero, vieni qua. Perfetto. Ci abbiamo anche. Per te è troppo tardi per imparare dai tuoi errori. Una sola fiaschetta. E siamo veramente messi male. Allora, teoricamente potremmo andare di qua. Il problema è che se andiamo di qua ci troviamo tutti quanti di fronte. Quindi facciamo un'altra cosa. Adesso che abbiamo eliminato questi due, così no, dopo ce li dimentichiamo e magari potrebbero venire. Quella borsa lì abbiamo detto che non riusciamo a farla. Un secondo. Andiamo per di qua. Facciamo sepulso. Da qui si esce fuori, andiamo prima di là. Così prendiamo lo scrigno. Non c'è niente più qua, eh. Saliamo su. Proviamo di farcela con due sole pozioni. Allora, andiamo prima a sinistra. E qua ci sta una libreria. Vedrete che imparerà la lezione chiuso in quella cella. Vedrete questo pezzo. Questi stanno parlando dello zio. Ok. Andiamo un po' di pozioni. Un po' di soldi. Revenio. E nient'altro. Ah. Possibile che non ci sono... È possibile. Allora, noi siamo venuti da qua sotto. Siamo andati prima a sinistra e poi andiamo a destra. Ramuffiamo. Ma se non ti puffi puoi marciare più a lungo, è vero. Un pasto pesato. Ok. E qui vedete, c'è un sacco di gente. Una porta a vapore. Porta a vapore. Come faccio ad aprirla? Intanto diciamo questo. Non so se riusciamo a farlo tutto quanto stealth, eh? Che ora arriva un sacco di gente. Forse se andiamo qua sopra e vediamo un attimo come stanno messi. Questo qua sta salendo, vedete? Forse non ci vede. Questo qua. Vedete questo Thanos. E siamo veloci. Uno. E due. Ah. La colpa è soltanto di Ranrock. Revelio. Perfetto. Arrivati qui. Speriamo lo stealth. Così andiamo un po' più veloce. Dobbiamo prendere tutte queste pietroline. Revelio. Vedete? Ce ne sono proprio tante tante tante. Però non le prendiamo. Le prendiamo mano a mano se succede. Le capitano. Ma dobbiamo andare a prendere quei cosi lì. Quindi per andare a prendere quei cosi là dietro bisogna dare fuoco a questa statua che si gira. Giriamo sopra. Andiamo in una stanza segreta. Revelio. E prendiamo tutto. Uno, due, tre e quattro. Ah, due pozioni. Come siamo sempre senza pozioni? Ah, il troll, abbiamo fatto il troll. Tra l'altro abbiamo anche capito come si fa il troll, ragazzi. Se siete interessati porteremo un sacco di video di Hogwarts Legacy, quindi sottoscrivetevi. Se volete, se non volete non vi sottoscrivete. Revelio. Non lo consiglio caldamente. Qua ci siamo dimenticati uno scrigno. No, qua non è che non ci siamo dimenticati. Ci siamo dimenticati uno scrigno, ragazzi. Qua non ci siamo mai passati. Perché questa parte qui collega dove stavano quei due troll, vedete? Noi abbiamo fatto il giro da lì.
Se venite da qui, vi ritrovate tutti quanti di fronte. Perfetto. Continuiamo. Adesso ci camuffiamo e andiamo giù. Revelio. Allora, qua diamo un bel depulso. Depulso. E prendiamo questo scrigno. Ah, in descrizione mettiamo anche la posizione di tutti gli scrigni che abbiamo preso. Qui mi sa che non c'è niente. Revelio. Sì, non c'è niente. Ok. Mentre qui troviamo il meglio. Ma dovrebbero essere solamente tre, però, se non mi sono quattro. Cosa c'è laggiù? Vedete questo Thanos? Venire qui è stata una pessima idea. Levioso! Confringo! Ok. Perfetto, e anche questa è andata. Revelio. In questa stanza qua ci sta solamente quello scrigno lì e basta. E qui c'è lo zio Roland. Ehi, signor Ox. Sì, sono qui. Mi hanno preso la bacchetta. Però gli hanno preso la bacchetta. Sono pratico di queste serrature, ma per aprirla ho bisogno della mia bacchetta. Ho sentito che parlavano di una porta a vapore. Prova a cercarla. Va bene. Devo trovare la bacchetta del signor Ox. Dove sarà? Torniamo indietro. Chissà se ci fa salire di qua. Non ci fa salire di qua. Dobbiamo andare a fare tutto il giro, veramente. Questa qui è la statua che abbiamo fatto il giro prima. Revelio. E lì c'è il Confringo. La macchina a vapore che dobbiamo dare fuoco. Così si apre la porta. Allora, adesso invece bisogna combattere. È proprio, c'è tanto da combattere. Quindi. Grazie. In un modo o nell'altro avremo ciò che ci spetta. Allora, iniziamo. Qua è un sacco di gente. Quei due li facciamo fuori. E adesso abbiamo listato. C'è anche il boss, Percit. Abbiamo messo tutti quanti in allerta. Un altro problema è che c'è quel tizio lì e quel tizio lì che sono altamente... danno un sacco di fastidio e dovremmo andarli a fare. Vediamo se questo qui lo riusciamo a fare. Andiamo da quest'altra parte, facciamo anche questo. Ok. Che bello, abbiamo visite. Quello lì è quello che vorrei fare. Una pozione di invisibilità forse ci aiuterebbe tantissimo. Comunque, facciamo questo. Confringo. E manco è morto. Ok, adesso si è morto. Vediamo un attimo questo, via. Confringo. Oh, che è successo? Ah, una pozione. Non pace. Finché non ti avrò ucciso. Confringo. Che ti credi di essere? Di colpo.
non puoi fermarci. Le dio. Aspetta, incendio. Adesso rimane con l'assassino. Non ci siamo. Combatto da ancora prima che mi nascessi. Perché non ha fatto Leo? È dioso. Levioso. Incendio. Rarok vi ha presi in giro, portandovi alla rovina. Ragazzi, ci è costato un sacco di pozioni. Ok. Raccogli. Qua c'è uno scrigno. Gli scrigni qui dovrebbero essere finiti. Ok. Prima di andare avanti, andiamo un attimo per di qua. Entriamo in questo muro invisibile. Vediamo la decorazione. Abbiamo questo, la busta. Credo che abbiamo fatto tutto, sì. Adesso dovrebbe mancare molto molto poco. Ritorniamo giù. Ricamuffiamo. Andiamo alla bacchetta. Questa deve essere la bacchetta del signor Ox. Vedete, forse ragazzi, riuscirà a liberarsi. Avevo detto di vendere tutto. Abbiamo preso più roba di quanto ne potevamo trasportare. Però adesso basta, per completare la quest, basta ritornare e abbiamo ucciso tutti quanti. Abbiamo preso anche tutto. Sì, lo scrigno là sopra l'abbiamo preso prima. Ok. Nella stanza segreta ci siamo passati. Adesso facciamo una cosa, facciamo lo skip di tutto il dialogo e vi faccio vedere come si esce. Cioè, che non è tanto difficile. Ti prego, passami la bacchetta o non potrò mai uscire da questa cella. È la mia ultima speranza, ti prego. La mia bacchetta. Oh, sia lodato. Proteggo! Perfetto. Sappiamo tutto. E ce ne usciamo. Il signor Ox è stato fortunato. Ranrock non lo avrebbe mai lasciato andare. La storia di Roland Ox. E abbiamo anche riempito l'inventario. Solo che ci dobbiamo ricordare un attimo la strada per uscire. Si va di qua. Si esce di qua. Questa borsa qua sopra non siamo riusciti a prenderla. Ritorna qua fuori. E questa è l'uscita dall'angelo. Quando uscite, ragazzi, prendete la scopa e ve ne scappate. Tanto se volete tornare per fare l'accampamento di banditi, avete sempre il teletrasporto. Questo è tutto per questo tutorial. Noi ci vediamo nella prossima puntata con un nuovo tutorial di Hogwarts Legacy. Ciao!